Sei la moglie del merlo? Perché sei una merla? Buonasera! Siete prontissimi? Siete caldissimi? Eh? Io sono in totale hype perché questa serie la finiamo, santa madonna, ci facciamo tutta la storia a cannone, chiaro? Vi avviso che questo gioco sarà un... non c'è troppissima storia, ma quel poco che c'è ci guardiamo le cinematic, ok? Perché io la ricordo a grandi linee, non è vero, la so tutta a memoria. Per chi non sapesse, loro sono i cattivi di Mega Man. Basta, e non faccio traduzioni, ragazzi, mi dispiace, perché se no adesso ci saranno le cose del tutorial all'inizio, come tutti i giochi, quindi mission start. Opi, buonasera. Allora, in pratica questo gioco tratta dei cattivi di Mega Man e questa è una saga di due giochi più uno. Questo è lo spin-off, è il più uno. Questo gioco non è conosciuto neanche dai fan di Mega Man più. Loro sono dei pirati, in pratica, pirati di tesori, e devono andare in giro a cercare tesori. E a quanto sembra lui ha preso da questo sfasciacarrozze una dritta per un tesoro che è nascosto qui in questo deserto, nel Nakai Desert. Bravo Loss, è fatto, è veramente bello. È veramente bello, bello, bello. Per chi non ha capito, ha chiesto un prestito gigantesco e rivogliono i soldi indietro. Ecco perché lui sta andando a cercare il tesoro dentro alle rovine del Nakai Desert. Ed ecco da dove vengono tutti i soldi per far fa Tron e tutte quante ste macchinari fighissimi. Tiè! Che figo è! Allora. Ah, cazzo. L'altra volta l'aveva bloccato. Eccolo. Allora, questa battaglia è relativamente semplice. Se non lo fai volare. Se lo fai volare. Dicevo, se lo fai volare, la battaglia diventa un po' un pastrocchio. Perché lui ti spara come se fosse un cacciabombardiere della Seconda Guerra Mondiale. E non ho la mia. Ah! Sto confondendo i bottoni. Unhand me! Sembrano i giochi che si vedono al mercato d'estate e costavano un gettone. Non ho capito come glide. Ultimate glide laser. My heart, my soul. Si vede un po' di live in questa eccitazione. Non, lo so, sono. Cioè, questo è il mio gioco preferito, punto, ragazzi. Questo è il mio gioco preferito, basta. Carini che so loro, mamma mia. 1 million zenny? 1 milione di zenny di debito. 2-3 minuti che fai? Rimani lì a pucciare, no? Che vai a fa? Grabbo chicken. Nel frattempo devo sfondare. Posso fare la richiesta? Assolutamente sì. Dimmi che tipo di richiesta è. Lo splash con annessa canzone. Va bene, te lo faccio. Uno di loro ci dovrebbe avere un anello. E dentro ti fa vedere cosa succede quando vanno a rapinare una casa. Guarda chi c'è in televisione. E ci dobbiamo sbrigare perché siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia. C'è la pula! It's the police! Sentitevi male?
posso rubare anche le cose dalla macchina della polizia e vendere tutto. Ragazzi, questo qui è il gioco del riciclo per eccellenza. Riciclo creativo. Pronti ad andare via? Attenzione, c'è un plot twist. Non si può andare ancora via. Arriva lo splash. Manca a farmi finire da mangiare un bacio. Non è più questo il canale mio. Questo è il canale vostro. Mi sembra che già c'è una clip con lo splash, però vabbè. Allora, la faccio, poi basta. Qua con la sirena della polizia di sottofondo. Splash! Sono l'ombaggio con da insieme a te. Che belli pesci stare a guardare. Che bar. Vai. Vieni la macchina addosso. Finito. Ci ti ascansate. Perché ci sarà un next time. Perché questa non abbiamo ancora rapinato la banca. Quindi dobbiamo andare di nuovo alla città la prossima volta e rapinare la banca davvero. Ed è... Ogni missione è un genere di gioco a sé. Sì, vabbè, ok. Devi prendere tutti quanti i container e hai un numero limitato di mosse. C'è anche come ROM e devi prenderli tutti quanti e quando alzi il contenitore hai un numero limitato di... Ok, mentre questo leggero invece, che è fatto di legno e basta, non mi dà problemi, perciò questi sono facili all'inizio, eh. Questo, i primi due poi sono facili. Finito. E questo è lo stile puzzle che ci stanno in alcuni livelli. Allora, i puzzle no, perché a quanto ho visto danno problemi. Le rovine. Dobbiamo trovare tutti i tesori che sono sepolti là dentro. Ovviamente non ce la faremo la prima botta. Queste rovine sono difficilissime. Spero non si sia risfanculato tutto. No, basta, vi prego. Ovviamente non questo primo livello. E che prendono altre gemme sti stronzi, ok. Ok, a posto, falso allarme. Non so dove sto andando, eh. Per ora andiamo a caso, perché non mi ricordo nulla. Questa parte mi sa tanto di The Binding of Isaac, non so il perché. Tacci, no. Questi no. Oh. Primo tesoro. Fuochi d'artificio. Ok. Serviranno a uno dei serbot sicuramente. Non ho idea a chi possono servire.
Un tesoro così è gratis? Dicevo. No, vai via. Ok. Cubo cervello. Buono. Non devi parlare prima del dovuto. C'hai ragione, boss. Dai, Gobbo. Ottacci vostri. Oddio. Ma quanti so? E soprattutto, perché non mi cammina adesso? No, i sordi mia. Ok. Questo è un po' diverso. Ah, maledetto. Che famo? Mo che famo? Tacci tu. Come sei grosso. Come sei cattivo. No, tacci. E ciao. E se io ripunto? C'è altro? No, va bene, ok. Ce l'ho sempre sta paura che magari lascio per dietro qualcosa. E che ci sarà qua dentro? Altri draghi? Gli mortacci vostri. E vaffanculo. Allora, dritto non c'è niente. E allora devo ritornare da qua. O di qua ci sono. E qui serve il bazooka. Mortacci, serve il bazooka e basta. Bastardi. Niente, dobbiamo prendere il bazooka. Abbiamo finito. Ragazzi, ho avuto adesso guardando lo stemma, ho avuto un'idea assurda. Mi faccio il tatuaggio, quello là, il cerchio con gli occhi e la bocca così, lo stemma della famiglia Tron, della famiglia Bon. Assolutamente sì, me lo faccio, sì. Ma che sei matto? No, non sono matto, mai stato così savio de mente. Dove lo fai? Non lo so, forse sulla spalla.